Bene, continuiamo la nostra discussione sulla dinamica relativistica. Riassumo quanto visto ieri velocemente. Abbiamo visto che, sempre come conseguenza del principio di relatività aggiornato da Einstein, includendo sia quello galileiano che l'invarianza della velocità della luce, abbiamo visto come si modificano i concetti di spazio, tempo e in dinamica come si modifica la massa e l'energia. In particolare, qui abbiamo la trasformazione di Lorentz, la quantità di moto, cioè il prodotto massa per velocità in ambito newtoniano, diventa il prodotto, il vecchio quantità di moto moltiplicato per il fattore gamma, il fattore di Lorentz. In questo modo, se aggiorniamo la definizione di quantità di moto in questo modo, si può facilmente mostrare che legge di conservazione della quantità di moto, cioè in un sistema in cui le forze esterne hanno risultante nulla, forza esterna è un sistema risultante nulla, tipicamente per esempio i due carrelli che si urtano, allora continua a valere il fatto che la quantità di moto totale del sistema rimane costante tra prima e dopo l'urto. Okay? E questo però comporta una nuova concezione della massa. Quello che cambia appunto è il concetto di massa, quella che prima è chiamata massa punto, diventa una massa relativistica, okay? Che dipende dallo stato di moto del sistema. Quindi se osservo una particella ferma, questa ha una massa, cioè una resistenza alla variazione di velocità, un'inerzia, che aumenta tanto più quanto più l'oggetto diventa veloce. Okay? Quindi la misura dell'inerzia diventa dipendente dalla velocità. Questo è stato verificato sperimentalmente già all'inizio del secolo scorso, misurando il rapporto carica su massa di particelle relativistiche, in particolare elettroni prodotti da decadimento radioattivo. In quel caso il rapporto E su M, carica su massa, subisce questo effetto perché la carica E dell'elettrone è invariante. In tutti i sistemi di riferimento si misura la stessa carica elettrica, ma la massa no. Per cui se ho particelle molto veloci, E rimane costante, M aumenta, quindi il valore di E su M risultò essere un terzo di quello misurato da Thomson a suo tempo, che usava particelle non relativistiche. Qui sono un grafico sulle misure, vedete che in funzione di V su C, quindi la velocità in termini di velocità della luce, è la massa relativistica in funzione della massa a riposo. Vedete questi puntolini sono le misure e la curva è la previsione relativistica, quindi i dati sperimentali confermano l'aggiornamento, ecco, della quantità di moto e quindi la definizione di massa dipendente dalla velocità. Questa è un'altra misura. Un'altra conseguenza importante, che avevamo visto anche l'altra volta, è il fatto che la precedente definizione, quella che si usa normalmente in tutti i libri di testo, la forza uguale alla massa per l'accelerazione, qui ahimè non è più valida. Vero è che già Newton ha definito la forza come la rapidità di variazione della quantità di moto rispetto al tempo. Non ha mai parlato di massa per accelerazione. Le due cose coincidono fin tanto che la massa è costante, se la massa è invariante, le due cose sono identiche. Ma in questo caso non l'è più. Quindi la forza ha sì una componente parallela all'accelerazione di V su dt, la derivata della velocità rispetto al tempo, l'accelerazione dell'oggetto in moto, ma anche una componente parallela alla velocità. E quindi tutta la dinamica in questo senso, tra virgolette, si complica. Perché? Perché la forza e l'accelerazione non sono più identiche, okay? Non sono più parallele. Bisogna tener conto di questo. Quindi, quando si ha a che fare con particelle relativistiche, l'equazione da cui partire non è più F uguale a m per a, ma è la stessa definizione di Newton, che aggiornando la quantità di moto, come abbiamo visto, diventa valida anche in un contesto relativistico. Ok? Che cosa possiamo dire del lavoro e dell'energia? Beh, il lavoro possiamo, visto che abbiamo aggiornato quantità di moto e manteniamo la definizione di forza data da Newton, il lavoro intendiamo sempre l'effetto che ha una forza su una particella in moto. Se ho una particella che si sposta e su essa agisce una forza, possiamo dire che la forza svolge un lavoro sulla particella dato dal prodotto scalare di forza per spostamento e se nel corso dello spostamento la forza cambia, è necessario integrare infiniti contributi infinitesimi.
Quindi non ho più semplicemente forza per spostamento, prodotto scalare, ma avrò un lavoro infinitesimo, che è il prodotto scalare tra la forza e lo spostamento infinitesimo, il differenziale dello spostamento, integrato dalla posizione iniziale a quella finale. Okay? Quindi teniamo buona la definizione classica, voglio dire. Se ho questa definizione, è possibile mostrare che si può esprimere il risultato di questo calcolo, cioè il lavoro svolto dalla forza, come la variazione dell'energia cinetica, cioè l'energia legata al movimento della particella tra l'istante finale e quello iniziale, quindi l'energia cinetica nel punto di arrivo, che corrisponderebbe in questo caso al punto B, meno l'energia cinetica che la particella possedeva nel punto A. Okay? Se poi parte da ferma, allora l'energia cinetica diventa solo quella finale. Se mettiamo insieme queste due cose, la definizione di lavoro e il teorema dell'energia cinetica, e vediamo che cosa produce la nuova definizione di quantità di moto in ambito del secondo principio della dinamica, possiamo, non dico facilmente, insomma, ma con un po' di acrobazie di calcolo, arrivare a mostrare che qui non mi dilungo su questo, avete tutti i passaggi, insomma, se non sono chiari poi magari me lo dite, l'energia cinetica diventa esprimibile come il valore finale, scusate, è questo, ecco, come questa grandezza, la massa a riposo per il fattore gamma, quindi la massa relativistica per C quadro, meno la massa a riposo per C quadro. Quindi l'energia cinetica diventa la differenza tra l'energia relativistica a velocità V meno quella che ha la particella possiede per il fatto che, tra virgolette, esiste, cioè, quindi questo sistema di riferimento è ferma. D'accordo? Questo dimostra due cose importanti. La prima è che la massa e l'energia sono equivalenti, perché C quadro non fa altro che giocare il ruolo di una conversione di unità di misura, in realtà. Quindi massa ed energia sono la stessa cosa. Esistono processi nei quali l'intera energia viene convertita in massa a riposo e viceversa, come la creazione di particelle e antiparticelle. Ci sono, cioè, mi dispiace che non ho il disegno nella diapositiva, ma posso farlo alla lavagna. Sono processi nei quali ho un raggio di luce, quindi energia senza massa a riposo, che viene convertito in una coppia particella-antiparticella. Protone e antiprotone. Okay? L'esistenza di questo processo è stata già prevista teoricamente da Dirac e le due particelle sono l'una l'antiparticella dell'altra, cioè in questo contesto nasce o si manifesta quella che si chiama antimateria, cioè particelle che hanno lo stesso aspetto di quelle solide, tra virgolette, l'elettrone, ma hanno numeri che li caratterizzano come la carica elettrica opposti. E c'è anche il processo inverso, dove una particella e la sua antiparticella possono collidere e creare pura energia. Questo si chiama processo di annichilazione. Ok? E questo ovviamente è un aspetto della questione estremamente importante, che prima era completamente nuovo nel panorama della fisica, perché in ambito newtoniano massa ed energia sono cose completamente diverse, due grandezze che non hanno niente a che fare l'una con l'altra, sono legate ma sono profondamente diverse. Ok? Si può anche in questo caso confrontare la previsione relativistica con il limite classico, quello in cui le velocità sono molto piccole, utilizzando questa approssimazione. Se ho una grandezza x che è molto più piccola di 1, allora la potenza 1 più x alla n, la potenza ennesima del binomio, può essere approssimata se x è sufficientemente piccolo come 1 più l'esponente n volte x. In questo caso noi abbiamo il fattore gamma che possiamo esprimere come 1 meno b quadro su c quadro alla meno 1/2, il nostro x a questo punto diventa b quadro su c quadro e quindi sostituendo questa espressione otteniamo che qui abbiamo 1 meno n l'esponente che è meno 1/2 per la nostra x che è b quadro su c quadro, quindi 2 meno vanno via, per cui abbiamo che il nostro termine, il nostro gamma che diventa 1 più 1/2 b quadro su c quadro meno 1
Ecco che ritroviamo l'espressione classica dell'energia cinetica, un mezzo della massa per la velocità al quadrato. Ok? Altra domanda importante, che è una novità in ambito relativistico, che in ambito classico non ha corrispettivo, perché nella fisica newtoniana non esiste un limite alla velocità, un oggetto in principio può raggiungere una velocità qualsiasi. Allora non si può chiedere quanta energia mi occorrerebbe per far sì che una particella, per quanto piccola, raggiunga la velocità della luce. Abbiamo già visto che in ambito cinematico quella situazione è tra virgolette patologica. In ambito dinamico lo è ancora di più, perché se calcolo il teorema dell'energia cinetica, l'energia che mi serve per portare una particella da ferma a velocità c, la risposta è data dal limite dell'energia cinetica che acquisirebbe la particella quando v tende a c. Questo ovviamente è un limite sinistro, v tende a c per valori in difetto. È chiaro che il denominatore qui diventa infinitesimo, se v raggiunge c questo diventa 1 e 1 meno 1 fa 0, questa grandezza diverge. Quindi tecnicamente mi serve un'energia infinita. Quindi che significa infinito? Significa che non ci riuscirò mai. Infinito non è un numero. Quando in fisica trovo degli infiniti, significa questo non funziona. Cioè non posso pensare di trovare qualsiasi tecnica, tecnologia o meccanismo che mi consenta di portare anche una particella piccolissima, un elettrone, a velocità della luce, perché mi servirebbe un'energia che non esiste, neanche tutta l'energia dell'universo sarebbe sufficiente, questo è il senso dell'infinito. E quindi qualunque particella che abbia massa di riposo diversa da zero, okay, viaggia necessariamente con una velocità che è strettamente minore di c, attenzione qui c'è minore, non minore uguale. Okay, qualunque cosa abbia massa a riposo necessariamente è più lenta di c, non potrà mai raggiungere c. Questo è importante. Qui c'è un grafico dove vedete in ordinata l'energia cinetica, questa espressione, in ascissa la velocità in funzione di c. Qui c'è il valore classico, un mezzo mv quadro, la classica forma della parabola, e qui c'è l'energia cinetica relativista, che vedete che ha un asintoto in v uguale a c, un asintoto verticale, qui ha una divergenza, è proprio un infinito. Che quindi chiamiamo, invertendo la relazione trovata prima dell'energia cinetica, l'energia totale relativistica come la somma tra l'energia cinetica e quella a riposo. Okay? Se mettiamo insieme questa definizione abbiamo che è esprimibile come gamma volte m0c quadro. La famosa espressione di Einstein E uguale a mc quadro, dove quell'm in realtà è un m dipendente da v. E teniamo presente che la quantità di moto p l'abbiamo ridefinita come la massa relativistica, o se preferite massa riposo per fattore di Lorentz per v. Un'identità che può esserci molto utile è questa. Se prendiamo il quadrato di gamma, la radice denominatore se ne va, moltiplichiamo a destra e a sinistra per il denominatore e abbiamo questa espressione, che è gamma alla seconda meno gamma alla seconda per v quadro su c quadro fa 1. Questa è quella che si chiama un'identità, questa vale qualunque sia v, per come è stato ottenuto, basta che v ovviamente sia più piccolo di c. Immaginate di moltiplicare a destra e a sinistra questa espressione per l'energia a riposo al quadrato, quindi m0 al quadrato per c alla quarta. Cosa abbiamo? Abbiamo gamma alla seconda, m0 alla seconda, c alla quarta, che è il quadrato dell'energia relativistica, meno gamma quadro v quadro m0 quadro su c alla quarta è il quadrato di c, cioè la luce, per p quantità di moto, e questo ci dà l'energia a riposo del quadrato. Possiamo spostare a destra il termine c quadro su p quadro e abbiamo un'espressione che ricorda molto, o meglio che è interpretabile in termini geometrici. Questo è un utile modello geometrico. È come se avessimo a che fare con un triangolo rettangolo dove l'energia totale relativistica è l'ipotenusa e i due cateti sono uno l'energia a riposo e l'altro la parte legata alla quantità di moto. Questo lo illustra bene. L'angolo nel nostro triangolo rettangolo opposto al cateto che è proporzionale alla quantità di moto
chiamiamolo alfa, e quindi è proporzionale al C per la quantità di moto diviso l'energia totale relativistica, cioè cateto opposto diviso ipotenusa. Okay? Per come è fatto P e per come è fatta E, il seno di alfa vale V su C, che è interpretabile come la misura della velocità in termini di velocità della luce. Okay? Questo a cosa ci serve, per cosa ci è utile? Beh, A è utile a ricordare la relazione tra l'energia e la quantità di moto, e B ci serve per studiare un caso limite, un caso particolare. Immaginate di avere un ente, un oggetto, che sia privo di massa a riposo. In questo caso cosa succede? Beh, se è privo di massa a riposo, il cateto orizzontale non c'è più. Questo cateto si riduce a un punto e quindi è zero, l'energia di riposo è nulla. Ma se questo cateto è nullo, l'angolo alfa diventa 90 gradi, perché Cp diventa uguale a E. Nella relazione che dà l'energia totale, questa parte è zero, quindi E uguale a Cp. Per cui il seno di alfa diventa 1, l'angolo alfa diventa 90 gradi e V su C fa 1. Quindi ciò che ha massa di riposo nulla, questo è il succo del discorso, si muove a velocità della luce e viceversa. La luce, in quanto oggetto o ente, meglio, è sbagliato chiamarlo oggetto, in quanto ente che viaggia alla velocità della luce C, non può avere massa a riposo. E qualsiasi cosa viaggia a quella velocità non può che viaggiare a quella velocità. Non posso trovare un sistema di riferimento dove la luce è più lenta. Questo già l'avevano visto Maxwell e Morley. Okay? Per lo stesso fatto per il quale a massa riposo nulla la sua velocità è C, e viceversa, ciò che si muove a velocità C non può avere massa riposo. Okay? Inoltre, in quel caso, quella particella trasporta un'energia che è associata a una quantità di moto. C'è un legame che avevamo visto già quando abbiamo studiato le onde elettromagnetiche: l'energia dell'onda vale C volte la sua quantità di moto. Quindi possiamo distinguere due grosse componenti dell'universo: ciò che ha massa a riposo, che chiamiamo materia, e per avere il fatto che ha massa a riposo diversa da zero ha una velocità che è necessariamente più piccola di C, e inoltre aggiungo anche questo fatto: ciò che si muove più lentamente di C può essere visto in un sistema di riferimento in cui questo è a riposo, proprio perché ha massa a riposo. Okay? Esiste un sistema di riferimento in cui quell'oggetto è fermo. Viceversa, questo per la radiazione non è possibile. Ciò che chiamiamo radiazione è tutto ciò che è privo di massa a riposo, è caratterizzato solo da energia, senza energia a riposo. E necessariamente, proprio per questo fatto, si muove alla velocità della luce. Quindi non esiste un sistema di riferimento in cui questo tipo di enti sono fermi. È chiara la differenza? Molto bene. Una diretta applicazione di questo, prima dell'introduzione dell'equivalenza tra massa e energia, esisteva il problema, dibattuto per molto tempo, di come fanno a campare le stelle. Come fanno a produrre energia per molto tempo, mettendo conto che la Terra ha circa 4 miliardi di anni, quindi il Sole deve essere almeno della stessa età, se non di più. Okay? Sono stati proposti diversi meccanismi, un meccanismo di combustione analogo a quello che avviene sulla Terra. In quel caso la vita di un sistema di quel tipo si esercerebbe su qualche centinaia di migliaia di anni. Oppure un sistema di contrazione spende energia a carico dell'energia potenziale gravitazionale, arrivi al milione di anni, non di più, mai più arrivi al miliardo di anni. L'interpretazione corretta, cioè quello che ci dà la spiegazione, ma non solo ci dà la spiegazione del meccanismo con cui funzionano le stelle, ma ci dice anche quanto vivono, cioè quanto a lungo può funzionare questo meccanismo, è proprio l'equivalenza tra massa ed energia. Un dato, tra virgolette, relativamente facile da misurare è la quantità di energia detta costante solare che arriva sulla Terra per unità di tempo e per unità di superficie. Dal Sole sulla Terra arrivano circa 1300 joule
ogni metro quadro di superficie della Terra in ogni secondo. Se integriamo questo con l'equivalenza tra la massa e l'energia, allora diciamo che il Sole, immaginiamo una sfera centrata sul Sole che arrivi sul raggio a toccare la Terra, okay? Il Sole irradia energia in tutte le direzioni, quindi l'energia che il Sole emana in un secondo sarà il tasso di energia che arriva sulla Terra moltiplicato per la superficie di questa sfera centrata sul Sole di raggio terrestre. Quindi prendo la costante solare e la moltiplico per 4π r quadro, area della sfera, per esempio un anno. In questo caso ho l'energia che il Sole emana, che emette in tutte le direzioni nell'arco di un anno. Un anno sono circa 3×10⁷ secondi, il raggio quindi la distanza Terra-Sole, raggio dell'orbita terrestre, 150 milioni di chilometri, e quindi l'energia che il Sole emette in un anno, sono circa 1×10⁴ joule. È chiaro come si trova questo numero? Okay? Ho la costante solare, moltiplico per la superficie sulla quale arriva quell'energia e moltiplico per un anno. Ma per emettere questa energia il Sole deve consumare massa. Perché? Perché la massa abbiamo visto che è l'equivalente dell'energia. Quindi se emette questo tipo di energia in un anno, quanto gli costa in termini di massa? Quanta massa deve perdere? Quanta massa deve convertire in energia per poterla emettere? Usando l'equivalenza massa-energia è sufficiente dividere l'energia che abbiamo appena trovato per C². Quindi in ogni anno il Sole perde circa 1×10⁻¹ kg, che è una massa considerevole. Se va avanti in questo modo, quanto può durare? La massa del Sole è 2×10⁻³ kg. Quindi il tempo di vita media in termini di anni lo stimo facendo il rapporto tra la massa del Sole, 2×10⁻³ kg, diviso la massa che perde ogni anno perché la converte da massa in energia con qualche meccanismo, e trovo un tempo di circa 1×10⁻³ anni. Ok? D'accordo? Questa è una sovrastima del tempo di vita media del Sole. Perché? Perché presume che l'intera massa solare sia coinvolta nella conversione massa-energia. In realtà la produzione di energia avviene nel nocciolo del Sole, nella parte centrale. Non so se in scienza avete mai fatto struttura stellare, probabilmente no. All'interno del Sole c'è una regione che si chiama, diviso in diverse zone, quella centrale si chiama nocciolo, ed è come una centrale nucleare, dove avviene un meccanismo di fusione. Particelle semplici, quelle che nascono, l'elemento chimico più abbondante nell'universo è l'idrogeno, circa il 70-72% dell'universo è in idrogeno, e atomi di idrogeno diverso vengono, data l'energia con quale si muovono, la temperatura media solare al centro è di circa 15 milioni di gradi, hanno energia sufficiente a vincere la repulsione elettrostatica e quindi vengono fusi a formare atomi di elio. Okay? La conversione idrogeno-elio è tale che se io prendo la massa del prodotto finale, la massa di un atomo di elio, okay, e la confronto con la massa dei reagenti, tra virgolette, la massa di elio è più piccola. Quindi lo stato legato di questo sistema ha una massa di riposo inferiore. La differenza tra le due masse è quella parte che viene convertita in energia. Quindi il processo non converte completamente, come nel caso della creazione particella-antiparticella, tutta la massa di riposo in energia, ma solo una piccola parte. Quale parte? Beh, questa si chiama efficienza della reazione, cioè quanta parte dell'energia dei reagenti viene convertita in massa, in energia e quanta rimane in massa a riposo. Questo è un numero che chiama efficienza, è circa 3×10⁻³, quindi 7 millesimi. Tenendo conto di questo e tenendo conto di quanta massa partecipa alla reazione, cioè solo quella del nocciolo, qui avete il valore delle masse degli agenti, viene che l'età media di una stella come il Sole è di circa
10 miliardi di anni, okay? Quindi circa 1000 volte più piccola di quella che avevamo visto prima. E questa è una stima compatibile con, per esempio, la vita della Terra, perché è il doppio circa di quanto vive la Terra, che appunto si aggira tra i 4 e 5 miliardi di anni. Che succede? Ecco, qui c'è la struttura, non so se riuscite a vederla, qui il nocciolo disegnato in verde è il luogo dove avviene la reazione. Poi c'è una zona radiativa dove l'energia emessa viene trasportata verso l'esterno, lì la temperatura diminuisce un po', poi c'è una zona convettiva, tipo quella che è il meccanismo di trasmissione del calore che avviene per esempio quando bolliamo dell'acqua, ok? Si trasmette per convezione. E poi c'è la fotosfera, che è la parte più esterna. La parte più esterna, la fotosfera, si aggira sui 6.000 gradi Kelvin circa, la parte interna, il nocciolo, 15 milioni di gradi Kelvin. E se questo meccanismo si esaurisce, e si esaurirà tra circa altri quanti 5 miliardi di anni, che cosa succede? Il nocciolo si raffredda, il nocciolo non è più in grado di produrre energia per sostenersi, perché deve produrre energia sia per emanarla verso l'esterno che per reggere tutti gli strati della stella che lo sovrastano. In mancanza di questo cosa succede? La forza gravitazionale, cioè il peso degli strati esterni, comprime il Sole, ok? E questo produce per compressione una sovrapproduzione di energia che espande, che gonfia gli strati esterni. Il Sole diventa quello che si chiama una gigante rossa. Rimane appunto il Sole, il centro in esaurimento di energia, tra virgolette, il resto si gonfia, ok? E per una stella come il Sole questo processo fa sì che la parte esterna, gonfiandosi, se ne va. Rimane il nocciolo molto caldo e bianco. Quindi il Sole terminerà la sua esistenza come il nocciolo spogliato della parte più esterna che andrà lentamente spegnendosi. Okay? Il problema è che, per esempio, l'espansione della parte esterna, il Sole diventa una stella che è, ripeto, una gigante rossa, il raggio comincia a aumentare anche di diverse, fino a centinaia di volte, la zona calda che adesso ha 5.000 gradi, ma comunque rimarrà calda per diverse migliaia di gradi, arriverà a lambire la Terra. Quindi tutto ciò che c'è sulla Terra adesso è destinato ad essere vaporizzato. Non rimarrà niente. Tutto ciò che c'è su questo pianeta è destinato a diventare, benché vada, un pezzo di roccia, tipo quelle che sono le meteorite che sono in giro. Tutto ciò, immaginate una temperatura media di diverse migliaia di gradi. Non so se avete c'era qualche tempo fa un film con Nicolas Cage che si chiama Segnali del futuro e parlava proprio di questo. Okay. Però abbiamo tempo, sono 5 miliardi di anni ancora. Ma sicuramente il pianeta è destinato a sparire. Rimarrà probabilmente un pezzo di roccia. Sarà vaporizzato, beh, Mercurio sarà vaporizzato molto presto. Dopodiché toccherà a Venere e poi alla Terra. Probabilmente i pianeti esterni saranno meno influenzati. Quindi, se fosse una stella un pochino più massiccia, diciamo 5-6 volte la massa del Sole, l'esplosione, cioè il rigonfiamento, ecco, delle parti esterne sarebbe molto più intenso, diventerebbe una super gigante e il collasso della parte centrale sarebbe tale da produrre un aumento di temperatura tale da innescare la successiva reazione di fusione, cioè atomi di elio producono atomi di carbonio. In quel caso la stella diventa, ha una struttura a cipolla, dove ho una parte interna che fonde l'elio in carbonio, una parte un po' più esterna dove c'è ancora idrogeno che va a fondere l'elio e così via, fino a che non si arriva al ferro. Il ferro, okay, è un elemento nel quale la reazione di fusione cessa di essere vantaggiosa. Fino al ferro, se fondo atomi leggeri, produco energia. Dal ferro in su, se fondo atomi più leggeri per formare quelli più pesanti, spendo energia. E quindi il meccanismo non è più efficace.
In quel caso la stella non è più in grado di sostenersi, quindi se ha una massa sufficientemente grande non è più in grado di produrre, di innescare reazioni utili a livello energetico, e quindi la stella è destinata a collassare. Okay, le parti esterne vengono disperse nell'ambiente, nel cosmo circostante. Tra l'altro, in quella fase, nella fase diciamo traumatica della fine della sua esistenza, nelle fasce, nella struttura cipolla esterna, vengono prodotti tutti gli elementi chimici più pesanti del ferro, quindi l'ossigeno e via dicendo, viene prodotto là. Per cui tutto ciò di cui siamo fatti noi, perché dalla nascita dell'universo emerge idrogeno, un po' di litio, elio e un po' di litio, nient'altro. Quindi tutto ciò che viene dopo è prodotto dalla, come si chiama, quella che si chiama la nucleosintesi stellare. Sono le stelle che hanno costruito il carbonio di cui siamo fatti noi. Nessun altro meccanismo è in grado di farlo. Quindi, questo è un fatto scientifico, la scienza dice, guarda che tu un tempo eri parte di una stella. Questo è un fatto. Anticamente, prima che si formasse il Sole, in questa stessa regione della galassia esisteva una stella molto più massiccia, se no questo meccanismo non sarebbe stato efficace, che conteneva gli atomi che prima erano idrogeno. Durante la fase finale della vita di quella stella sono stati fusi a formare tutti gli elementi chimici più pesanti, più massicci, dispersi nell'ambiente. Questi a loro volta hanno costruito, nella regione in cui si trovavano, un grumo di materia che ha collassato e ha formato la stella che è il Sole nostra e i pianeti che lo circondano. Quindi noi veniamo da un processo di nucleosintesi stellare avvenuto probabilmente attorno ai, quanto poteva essere, 11 miliardi di anni fa, no, meno, sono ne a 5, 6, 7 miliardi di anni fa. Tenete conto che l'età dell'universo è 13 miliardi di anni, non poteva essere precedente. Ok? In quel caso, se la stella è sufficientemente massiccia, il collasso, ripeto, è inarrestabile, e al centro di dove si trovava prima il nocciolo viene a trovarsi un buco nero, del quale parleremo probabilmente quando parleremo dell'attività generale. Ok? Questo è un meccanismo estremamente utile. Perché? Perché la natura ci dà un esempio, ci dà un'indicazione estremamente preziosa. Dice, guarda, in questo modo produce energia pulita, perché la fusione non ha scorie. Non produce, tra virgolette, materiale radioattivo che ha vita media di milioni o migliaia di anni. Se fondo atomi di idrogeno, che sono quelli più abbondanti, li trovi dappertutto, va a formare elio, hai una fonte di energia a costo zero, cioè a costo zero, a danni zero, a effetti collaterali zero. Qual è il problema? Il problema è mantenere questo tipo di reazione per un tempo che la renda utile. Per adesso si tratta di circa un migliaio di secondi, perché per produrre la situazione in cui atomi di idrogeno, quindi protoni essenzialmente, si avvicinano talmente tanto da far sì che si accendano le forze nucleari forti che li tengono insieme, il nucleo di elio è tenuto insieme dalle forze nucleari forti, è necessaria la temperatura di quell'ordine di grandezza, diversi milioni, 15 milioni di gradi. E non ci sono attualmente tecnologie esistenti in grado di produrre un plasma e di confinarlo, di tenerlo fermo in un posto, in modo tale che questa reazione si produca per un tempo sufficientemente lungo da essere utile. E quindi spendi più energia di quanta non ne guadagni. Però, tempo fa era uscito, diversi anni fa ormai, l'annuncio che è stata fatta la fusione fredda. Qual è l'importanza del fatto che sia fredda? Per il fatto che se riesco a farla a freddo, cioè se non mi servono 15 milioni di gradi, allora magari riesco a confinare il plasma in modo tale che la reazione sia utile. Mentre in realtà, anche se l'articolo è stato pubblicato, non ci sono stati esperimenti successivi che l'abbiano confermato. Però qualcosa di buono hanno sicuramente fatto. Okay. Un'ultima cosa, mi sembra che qualche minuto ancora ce l'abbiamo, che vi voglio mostrare, anche se tralascio i dettagli matematici, è
qual è, applichiamo anche in questo caso il principio della seconda principio della dinamica, vediamo qual è l'effetto di una forza costante su una particella. Okay? In ambito newtoniano, se io spingo una particella con una forza costante, questa può raggiungere velocità infinite, può andare dove vuole. Chiaramente questo in ambito relativistico non può più essere, no? Quindi cosa otteniamo? Beh, invertiamo, risolvo l'equazione del moto, la F uguale alla derivata di P sul tempo. Integriamo questa. Se F è costante, il quantità di moto nel tempo T sarà F volte T, se parte da ferma P0 è 0, e quindi ho la quantità di moto al tempo T che è M0 gamma V per V è uguale a F per T. Qui devo risolvere questa equazione esplicitando gamma, scusami, ricavando V. Con qualche artificio algebrico si può fare, e vedete che quello che si ottiene, vado subito alle conclusioni, è questo. Se la forza è costante, la velocità è una funzione che ha questa espressione rispetto al tempo. E quindi, a parte che è sempre più piccola di c, perché questo numero è più piccolo, questa grandezza è più grande di 1, il limite in cui arrivo con un tempo infinito, cioè se io continuassi a spingere questa particella con una forza che agisce in eterno, arrivo alla velocità della luce. Però mi serve un tempo infinito per riuscire a portarla a quella velocità. Okay? Quindi, qualunque processo io attivi, non riesco, abbiamo una riconferma, a farle raggiungere la velocità della luce, perché mi servirebbe un tempo infinito. L'accelerazione invece si comporta in un altro modo, perché se c'è una velocità limite, vuol dire che l'accelerazione diminuisce necessariamente. Infatti, se calcolo il limite asintotico, via ci trovo che l'accelerazione è nulla. Cioè, più la forza agisce, meno ha effetto, detto in termini molto semplici. Vediamo se siamo alla conclusione. Quindi abbiamo visto che non solo il principio relativistico cambia spazio e tempo, ma anche effetto su massa ed energia. In particolare, forse la relazione più famosa, più importante di tutta la relatività è questa, l'equivalenza tra massa ed energia. Cioè esistono in natura processi che possono convertire la massa in energia e viceversa, e sono per esempio proprio questi che producono, che ci permettono di interpretare il meccanismo che tiene in vita le stelle. Esiste anche il processo simmetrico, cioè la fissione, scusate, elementi instabili, molto massicci, l'uranio, possono essere fissi e produrre energia, okay? Però in quel caso i prodotti della fissione sono altamente radioattivi, hanno una vita media che può raggiungere anche migliaia di anni. E producendo radiazioni ionizzanti sono dannosi per la salute. Quindi c'è il problema, tra virgolette, delle scorie, come ho detto papale. Ok? Se riuscite a realizzare la fusione fredda, avete risolto i problemi energetici del pianeta. Quindi potremo benissimo trovare una tecnologia che produca un'astronave per cui possiamo portare l'umanità in salvo entro i 5 miliardi di anni, per cui evitiamo di essere vaporizzati come il resto della Terra. Ok? C'è sempre speranza. Bene, per oggi mi fermo qui.